Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, voi tutti radio ascoltatori gentilissimi della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati a tutti, Ave Maria e soprattutto una Santa Pasqua. Siamo nella settimana in Albis che, come tutti sapete, o almeno spero, prosegue e continua, come in un unico giorno, la gioia e l'esultanza della Chiesa vissuta con l'evento salvifico, straordinario, fondante della nostra fede, che è la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nel suo vero corpo, ecco, che è il sostegno portante, la colonna, il basamento della nostra fede divina e cattolica. Sapete che noi siamo cristiani perché crediamo nella risurrezione di Gesù Cristo, perché la risurrezione di Gesù Cristo è la prova e l'attestazione suprema della sua divinità, e noi crediamo fermissimamente che Gesù Cristo non è semplicemente un sant'uomo, un grand'uomo, fosse anche il più santo, il più pulito, il più compassionevole di tutti i tempi e di tutta la storia, quindi il più grande esempio dell'umanità che ci sia mai stato, ma noi crediamo che Gesù Cristo è Dio. E fatto uomo, e da quello, come voi potete ben comprendere, dipende tutta la nostra fede divina e cattolica, perché se Gesù è Dio, vuol dire che l'Eterno, ecco, è uno, ma non è da solo, perché se Dio ha un figlio, vuol dire che c'è anche un padre, ecco, e se questo figlio promette l'invio dello Spirito Santo che procede dal padre come consolatore, vuol dire che c'è anche una terza persona della Santissima Trinità. E poi tutto il resto, no? Vuol dire che la sua parola è completamente divina, quindi il Vangelo si deve mettere in pratica alla lettera senza che si possa discutere, che la Costituzione della Chiesa è divina e che la Chiesa cammina nel mondo soggetta agli attacchi del demonio, ma che non potrà mai crollare perché le porte dell'inferno non possono prevalere, che tutto quello che Dio, che Gesù ci ha rivelato sull'uomo, sulla sua origine, sul suo fine, sull'escatologia e sulla fine del mondo è tutta sacrosantissima verità, che i sacramenti da lui istituiti sono mezzi necessari per la salvezza e che la pienezza della verità è custodita soltanto nella Santa Madre Chiesa Cattolica, lo Spirito Santo che guiderà la verità tutta intera e che nel carisma certo di verità del Sommo Pontefice a titolo personale e di lui con il Collegio dei Vescovi, riuniti con appunto il Collegio Episcopale, esercitano in maniera tale che possiamo riposare tranquilli, ecco, che nella Santa Chiesa Cattolica c'è la pienezza della verità senza commistione di errore e che chi professa la pienezza della dottrina, chi usa i mezzi della nuova alleanza ed è sottomesso ai legittimi pastori, il Papa per tutti, i propri vescovi, non solo per i preti, ma anche per i laici delle singole diocesi e per i fedeli laici, moderatamente, ecco, anche al parroco della propria parrocchia, insomma, ecco, quindi chi è in comunione con i legittimi pastori che, diciamo così, collettivamente perpetuano nella storia la successione apostolica, ecco, chi ha queste tre cose può stare, diciamo, tranquillo, a condizione certamente che si sforzi anche di osservare i 10 comandamenti e che viva una vita all'altezza, ecco, della sublime vocazione ricevuta, che è quella appunto di essere discepolo di Cristo e membro della Chiesa Cattolica, ecco, che sono cose che noi dovremmo ben meditare e ringraziare. Sapete che per volontà di San Giovanni Paolo II, così mi introduco al tema di oggi, la prima domenica dopo Pasqua, meglio, non è la volontà di San Giovanni Paolo II, ma è la volontà di nostro Signore Gesù Cristo, che San Giovanni Paolo II ha riconosciuto come tale e quindi ha ratificato, creando una nuova festa nella Chiesa Cattolica, la Domenica in Abis è la festa della Divina Misericordia. E Divina Misericordia che si fonda sulle rivelazioni fatte da Gesù alla suora polacca, ora santa, canonizzata sempre da San Giovanni Paolo II, che è Santa Faustina Kowalska, vissuta dal 1905 al 1938, quindi morta alla stessa età di nostro Signore Gesù Cristo, a cui Gesù, in continuità e con le rivelazioni soprattutto del Sacro Cuore, ecco, perché la Divina Misericordia
figlioli miei cari, è in netta continuità con ciò che 3 secoli prima circa Gesù rivelò a Santa Margherita Maria Alacoque sul suo cuore santissimo, semplicemente perché il sangue e l'acqua da cui è sgorgata la nostra redenzione, no? E che Gesù ha manifestato come quei raggi bianco e rosso uscenti dal suo cuore, dall'immagine della Divina Misericordia che lui fece rappresentare, pitturare, insomma, da un pittore, insomma, che si avvicinò abbastanza ad una, diciamo, versione verosimile di come Gesù era e di come Gesù è una festa scaturita dal cuore di Gesù. Ecco, perché la Divina Misericordia, sapete, insomma, quanto l'attuale pontefice ci tenga alla Divina Misericordia, tanto vero si è parlato anche un giubileo sulla Divina Misericordia, è l'attributo più grande di Dio e ne abbiamo immensamente bisogno. Voi sapete che il contesto storico in cui nacquero, in cui si situarono sia le rivelazioni del Sacro Cuore, che era un contesto in cui in Francia, e non a caso Santa Margherita Maria la Cocca è francese, dilagava il giansenismo. Il giansenismo con il suo bieco rigorismo, che dava un'immagine di Dio, ecco, molto dissimile da quella che davano i calvinisti, come una sorta di, insomma, giudice spietato. E con un rigorismo e con una appunto apparente, insomma, rigidità che non ha nulla a che fare con l'immagine autentica di Dio. Voi dovete sempre pensare che la rigidità, anche il Papa ogni tanto bacchetta la rigidità è un difetto, perché la rigidità consiste nel presentare appunto le esigenze rigorose della legge in maniera unilaterale, quindi senza spiegare che la legge stessa è un atto di amore di Dio e che quindi è data per la vita, d'accordo? Non per creare, come dire, dei vincoli, dei lacci. Ecco, la rigidità consiste anche, da cui il rigorismo: ti ho dato la legge, chi non osserva la legge viene punito, castigato in questo mondo e condannato nell'altro, con una sorta di senza appello, d'accordo? Quindi, indubbiamente, questi aspetti, come tante volte io ho evidenziato, hanno un qualcosa di vero, d'accordo? Ma in tutte le visioni unilaterali c'è sempre un qualcosa di vero, no? Cioè, indubbiamente la legge del Signore è perfetta, dicono i salmi, è stata data certamente per essere osservata, non è stata data per essere ignorata o per essere considerata un pio consiglio. Ed è anche vero che quando, secondo il nostro modo di parlare, Dio è in qualche modo costretto, per il nostro bene, ci corregge con quelli che si chiamano con estrema attenzione e con estremi, come dire, puntualizzazioni per non travisare il concetto castighi, la Bibbia li chiama così, nella lettera agli ebrei si parla di correzioni di Dio, no? Che sono degli interventi pedagogici che servono a riportare l'uomo che non capisce la grammatica dell'amore o non la vuole capire dentro l'alveo della divina volontà, perché fuori della divina volontà ci aspetta soltanto la dannazione, ma non perché Dio ci condanna, ecco, ma perché purtroppo il cuore dell'uomo si chiude all'accoglienza dell'amore di Dio e si autodanna. Tra le cose che Gesù misericordioso disse a Santa Faustina, c'era quella della immagino, no? Lui diceva: le porte della mia misericordia sono sempre aperte a chi desidera accoglierle. Ecco. E per me è una grandissima gioia esercitare la misericordia. Insomma, Gesù Cristo è morto sulla croce per noi, per perdonarci i peccati, insomma, per ripulire le nostre anime, per rimetterci in grazia di Dio. Se non moriva in croce, capite? Se volevamo andare a sbatterci tutti all'inferno, non ci veniva per niente sul pianeta Terra, capite? Perché ci andavamo comunque, non era necessario fare questo. Al tempo stesso aggiunge: le porte della mia giustizia sono chiuse ordinariamente e io le apro controvoglia quando sono costretto. Quindi dobbiamo sempre tenere presente l'intero di questa dimensione.
Cioè che la misericordia e la giustizia di Dio sono sempre due realtà, come in molte verità di fede cattoliche, che vanno considerate insieme. Perché appena uno le divide, come tutte quante le posizioni eretiche, o dà un'immagine di Dio giansenista, d'accordo, o anche, come c'era anche nel contesto degli anni 20 e degli anni 30, pensiamo soltanto alle nostre nonne, no? Avevano un'idea. Perché avevano una fede, per carità, granitica, che ci fanno lezione a tutti quanti. Però non sempre avevano un rapporto con Dio polarizzato su quella che è la dimensione fondamentale, che è l'amore. Cioè Dio innanzitutto amore non è uno che ti mette paura o ti spaventa o da cui devi, cioè, devi sentire davanti a lui come uno che ti sta sempre a controllare per verificare quello che fai, e se fai qualcosa di male, tipo, è pronto a randellarti, insomma, no? Questa è un'immagine distorta di Dio, cioè che considerando troppo e unilateralmente l'aspetto vero della sua giustizia, dimentica altro. Così come tante volte mi avete sentito dire, c'è la falsa misericordia, che non ha nulla a che fare con la vera misericordia, ecco. Che è appunto la considerazione unilaterale di questo aspetto mal compreso, tra l'altro, della divina bontà, cioè, ma la divina misericordia sarebbe una sorta di bonaccioneria, ecco, di Dio che dinanzi alle colpe dice: ah, beh, te preoccupa, fa niente, come se niente fosse, d'accordo? Quindi perdono senza pentimento, addirittura non soltanto senza pentimento, cioè perdono senza e riconoscimento del male come male e del bene come bene. Questo evidentemente non ha nulla a che fare con la divina misericordia, né bisogna mai appoggiarsi, ecco, a presupposti appigli anche di alti livelli per giustificare questa visione del tutto sballata, ecco, del tutto contraria alla rivelazione, e anche se nella Vulgata, ecco, sia di qualche allora personaggio un po' stravagante del mondo del panorama ecclesiastico, e soprattutto del travisamento sistematico dei mass media, ecco, di certe posizioni ecclesiali, viene presentata. La misericordia non è questo. Gesù, per fare misericordia, è morto in croce e si è fatto trapassare il cuore da un colpo di lancia proprio per svenarsi e svuotarsi completamente, perché da quel cuore trafitto, ecco, nascessero, questo lo avevano già chiaro i padri, no? Nel siero misto a sangue, erano contenuti due sacramenti fondamentali della Chiesa, che sono il battesimo e l'Eucaristia. Perché fondamentali? Perché il battesimo è amministrato principalmente per la remissione dei peccati, no? E l'Eucaristia è la vita del rinato alla grazia, cioè di colui che ha ottenuto il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio. È chiaro che da questi due sacramenti tutti gli altri sacramenti sgorgano, diciamo così, come da un centro che poi si irradia, ma i sacramenti della nuova alleanza sono sette, sono, non sono due. Però capite che, per esempio, il sacramento della penitenza, ecco, ha molte analogie con il battesimo, cioè nel senso che il battesimo toglie il peccato originale, la penitenza cancella i nostri peccati attuali, ecco, ma è sempre ordinato alla remissione dei peccati, no? Ecco, è l'altro sacramento dei morti, come si diceva un tempo, e si dovrebbe ridire anche ora, che sono il battesimo. Gli altri sacramenti, per esempio la cresima, il matrimonio, l'ordine sacro e l'unzione, sono sacramenti dei vivi, cioè quindi analoghi all'Eucaristia, nel senso che per riceverli fruttuosamente e lecitamente anche, bisogna già stare in grazia di Dio. Capite? Se io vado a fare la cresima e non mi sono confessato bene, la cresima è sacrilega. Se io vado a fare il matrimonio e ho avuto rapporti prematrimoniali fino al giorno prima, non glielo dico al prete: il matrimonio è valido, ma è sacrilego. I sacramenti sono validi, ma sono sacrileghi. Quindi si commette peccato mortale a riceverli in quel modo, appunto, perché è come quando uno si fa la comunione senza stare in grazia di Dio. Ecco, quindi, comunque, fatte tutte quante queste premesse, la misericordia è l'attributo più grande della Santissima Trinità. In questi giorni, sapete che la festa della Divina Misericordia, non a caso da situare nella prima domenica dopo Pasqua, come chiese Gesù, no? Perché praticamente c'era
il mistero pasquale compiuto, perché San Paolo scrive che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. E l'ottava di Pasqua, voi capite, quando Gesù appare agli apostoli, prima senza San Tommaso e poi con San Tommaso, tra le cose che di cui dà mandato, è di rimettere i peccati. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno rimessi. Quindi la più grande opera sgorgante dalla redenzione è la remissione dei peccati, originale e attuale. Perché questo è il problema grande, d'accordo? Perché il peccato è assolutamente la frattura, diciamo così, la separazione, la rottura del vincolo di comunione tra la volontà umana e la volontà divina. E se noi rompiamo questo vincolo di comunione, purtroppo, come facciamo esperienza, questa rottura produce addirittura la rottura estrema dentro l'uomo, cioè la separazione dell'anima dal corpo con la morte, che non è altro che la conseguenza estrema di questa separazione della volontà umana da quella divina, capite? Quindi, che sarà restaurata quest'ultima drammatica separazione da Gesù con il giudizio universale e con la risurrezione della carne, no? Ecco, quindi questa festa della Divina Misericordia, che assai appropriatamente per volontà di nostro Signore si celebra la prima domenica dopo Pasqua, è preceduta, come sapete, da una novena bellissima anche qui, no? Io in questi giorni desidero tanto portarvi dentro queste cose, anche perché nella Divina Intelligenza c'è una saldatura tra quella che il canone romano chiama la fede e la devozione, cioè la liturgia. La liturgia nella vita della Chiesa ha sempre un valore assolutamente prioritario, ufficiale, superiore, costitutivo e normativo. D'accordo? Non esiste nulla che uguagli le azioni liturgiche ufficiali di Santa Madre Chiesa, e mi riferisco in particolare alla Santa Messa e alla liturgia delle ore. Ne abbiamo parlato durante questo ciclo di catechesi, no? Però pensate, per esempio, come la novena alla Divina Misericordia ha sempre chiesto da Gesù, e che deve essere cominciata il Venerdì Santo e finisce appunto quindi con la celebrazione della festa la Domenica in Albis, sia quanto mai appropriata, perché chi conosce questa novena sa che questa novena praticamente si invoca la Divina Misericordia su tutti, sui fedeli laici, sui sacerdoti, sui religiosi, sugli atei, sugli increduli, sui membri delle altre religioni, dappertutto. Ricordando anche, ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarlo, che la volontà salvifica di Gesù è universale. Cioè, nel cuore di Gesù non ci sono a priori esclusi. Noi dobbiamo capire che il dramma della dannazione è sempre un dramma derivante dalla volontà umana. Ma San Paolo scrive che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Ho detto in altre circostanze, per spiegare la diatriba che c'è tra la formula di consacrazione del calice in lingua volgare, in italiano, e il testo originario latino, la famosa questione del pro multis, ecco, che necessita ovviamente di una spiegazione, di una retta interpretazione. Cioè, la volontà salvifica di Gesù è universale, però questa volontà salvifica è subordinata all'accoglienza da parte delle creature. Perché se qualcuno la salvezza la rifiuta, Dio non gli fa violenza. Quindi, se nella mente di Dio la salvezza è rivolta a tutti, di fatto, e questo ne siamo purtroppo sicuri, perché sarebbe bello che così non fosse, ma purtroppo così non è, non tutti si salveranno, d'accordo? Ci sono migliaia di ibridi, migliaia, cioè migliaia sono troppi, diversi luoghi evangelici da cui questo si capisce benissimo, insomma, no? Quando Gesù gli chiesero: sono pochi che si salvano, dice: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti proveranno a farlo ma non ci riusciranno. E quelli che non ci riescono sono salvi o non sono salvi? Domanda retorica, no? Oppure quando, durante il giudizio universale, Gesù fa ben capire che ci saranno alcuni a cui sarà detto: via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È evidente che
Gesù, che conosce bene la parola e conosce bene quello che accadrà in futuro, perché Dio non poteva dire una cosa che purtroppo non fosse vera. Ecco. Dio è ben lungi dall'essere contento che ci sia una cosa di questo genere, no? Perché insomma, con quello che è manifestato in Gesù, però purtroppo ci sarà. Allora, perché evidenziare questa novena? Perché proprio il Venerdì Santo, dice, si deve cominciare il Venerdì Santo, non soltanto perché il Venerdì Santo è il giorno in cui Gesù è morto per tutti, no? Quindi in cui diciamo che la divina misericordia sgorgante dal cuore di Gesù si è resa visibile attraverso il sacrificio pasquale e la trafittura del cuore, no? Ma anche perché proprio in quel giorno, parlato mi pare nella puntata della scorsa settimana, la Chiesa durante la solenne liturgia della celebrazione della Passione cosa fa? Un gesto importantissimo e grandissimo agli occhi di Dio, che è la preghiera universale per tutto il mondo. E sarebbe bello fare uno studio comparato, andare a vedere le 10 invocazioni della preghiera universale del Venerdì Santo con le 9 invocazioni giorno per giorno della novena alla Divina Misericordia. Quindi vedete come quando la devozione è autentica, perché poi il devozionismo è un'altra cosa ed è una deformazione della vera devozione, ecco, termine che usava sia San Luigi Monforte che San Francesco di Sal, che insegnava appunto la vera devozione, ma la vera fede e la vera devozione non possono mai andare in conflitto. Pensate che in un recente, questo perché è bene che ogni tanto correggiamo qualche distorsione derivante dalle nostre idee, oppure ripeto, dalla propaganda non sempre onesta dei mezzi di comunicazione. Sapete che recentemente in un incontro, diciamo così, che si fanno in tutte le diocesi tra i sacerdoti, c'era un incontro molto bello dedicato come tema formativo alla religiosità popolare. Voi sapete che la religiosità popolare è il luogo proprio dove dilagano tutte quante le forme di devozione, no? Le processioni, le confraternite, i rosari, le vie crucis. Tutto quello che noi conosciamo attraverso questo. Guardate che è stato letto, diciamo, come traccia di orientamento, no? Un passo della Evangelica Gaudium che io sinceramente devo confessare, non ricordavo, ma mi ha lasciato con due occhi così, perché Papa Francesco definisce la religiosità popolare come luogo teologico di dove andare a riscoprire la fede del popolo di Dio. Quindi voi sapete che negli anni passati, sotto l'influsso anche un po' di certa malsana protestantizzazione della Chiesa, si sentivano le prediche che bisognava eliminare tutte le processioni, tutte queste cose qua, che sono queste cose, sono devozionismi, sono cose che non hanno niente a che fare con la fede, dobbiamo fare soltanto gli incontri sulla Sacra Scrittura e tutte queste cose qui. Per carità, gli incontri sulla Sacra Scrittura io li faccio, non è che non bisogna farli. Però creare questa sorta di conflitto, a priori tra la fede e la devozione. Conflitto che non c'è, perché la preghiera eucaristica più antica, che è il canone romano, dice: ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, ricordati dei presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. È evidente, e anche questo chiaramente è oggetto di attenzione da parte della gerarchia, e anche ovviamente mia, in quanto parroco, in quanto membro di gradino più basso della gerarchia, che questo non degeneri mai in fenomeni aberranti, che purtroppo ci sono stati nel corso della storia, ci sono, che non hanno niente a che fare con un'espressione autentica, pur nelle forme devozionali, della fede cattolica. Questo è chiaro, questo qui. Ma escluderle a priori, no? Dire è finito il tempo del rosario, adesso facciamo, non lo so, il corso biblico e il rosario non serve più, ma cioè, capite? Ecco, dove? Ecco.
Grazie a Dio la Chiesa, nella sua sapienza, per questo che sempre ad essa dobbiamo fare riferimento e soprattutto studiare e informarci personalmente. Non stando a dare retta a tante cose che si leggono in giro sui vari social network e luoghi del web, perché oggi, capite, queste fonti accelerate di informazioni, e così alla portata di tutti, sono croce e delizia. Capite? Nel senso che sono utili per certi aspetti, ma per altro ci arrivano una marea di informazioni mediate e alterate a volte, capito? Che distorcono la verità oggettiva. Quindi o si fa lo sforzo di trovare qualcuno di buona dottrina e che sia un intellettualmente onesto, oppure prima di sparare facili sentenze bisogna sempre avere la pazienza di andare a tingere alle fonti, capite? Quindi i documenti del Magistero della Chiesa, pontificio e conciliare, uno si deve leggere. Quantomeno il Catechismo della Chiesa Cattolica, per non ricevere informazioni alterate. Perché a volte c'è qualcuno, e questo c'è sempre stato, e non ci deve stupire, ecco, che anche, come dire, dall'alto di un dottorato in teologia, per cui c'è il titolo di teologo, come dire, fa delle operazioni non corrette, nel senso che le proprie idee personali, d'accordo, non presentate come tali, vengono presentate come se fossero dottrina della Chiesa, ma non lo sono, non lo sono e non lo saranno mai, capite? Quindi non ci devono stupire queste cose, perché questo c'è sempre stato, questo qui, ecco, però certamente dobbiamo fare attenzione. Quindi dentro la sana vita cattolica, fede divina e cattolica e sana devozione si compenetrano, amalgamano e per certi aspetti anche arricchiscono a vicenda, capite? Per esempio, la Novena alla Divina Misericordia è un modo con cui tutti possono partecipare a, come dire, è come una sorta di prolungamento di questa grande preghiera universale che ufficialmente la Chiesa compie per mezzo dei suoi ministri il Venerdì Santo e che viene condivisa da tutti quanti i fedeli. Ecco, così come questa grande percezione del bisogno di misericordia che c'è nel mondo, misericordia che deve essere invocata, figlioli miei cari. Avete insomma capito che oggi il tema verte proprio su questa particolare devozione, stiamo facendo un pochino di preghiere devozionali legata a questo particolare tempo che è appunto la settimana in Albis, che è appunto la coroncina della Divina Misericordia e la festa della Divina Misericordia. Ora, la Divina Misericordia va invocata. Ecco perché è così importante pregare, recitare la coroncina, ecco, e diffondere il culto alla Divina Misericordia, perché ci sono delle ragioni teologiche, evidentemente, solide e forti, e sono le seguenti. Chi mi segue, insomma, avrà già sentito in qualche catechesi cose di questo genere, no? Allora, quando una persona si separa da Dio con il peccato mortale, che è la morte dell'anima, noi a questo non ci pensiamo. Però, come dire, persa la grazia di Dio, si passa automaticamente, a stare in grazia di Satana, cioè perché il perdere la grazia di Dio non è altro che una separazione, ripeto, della propria volontà da quella divina, netta, forte, radicale, semplicemente unendosi a ciò che è la negazione del bene, cioè il male. Filosoficamente è il non essere addirittura il male. È una sorta di duplicato, chiaramente imperfetto, perché noi non siamo lucidi con un intelletto angelico e quindi siamo sempre convertibili, a differenza dei demoni, ma è un'unione a loro non serviam, cioè il peccato, se voi ci pensate bene, non è altro che il fare la mia propria volontà. Sono io che decido quello che è bene e quello che è male, e sono io che mi muovo seguendo le mie voglie, le mie idee, le mie convinzioni, senza che nessuno possa dirmi A o B.
Io ho sempre ricordato, figlioli miei cari, a supporto di questa evidente verità di fede, anche perché tecnicamente il peccato si definisce da tempi antichi come aversio a Deo, allontanamento da Dio. Quindi io ti saluto, non voglio stare dentro la tua volontà, e converso a creatura, cioè comincio a usare tutte le cose che Dio mi ha fatto come regali, vedremo poi come lo considera. A mio uso e consumo, a mio piacimento, senza nessuna remora. La vita umana del prossimo, chi se ne importa? Se quello mi dà fastidio, io prendo, gli do una coltellata e lo faccio fuori, lo faccio, senza nessun rispetto, capite? Allora, il peccato non è altro che questo. Guardate, il fondatore del satanismo contemporaneo, rimando per chi volesse approfondire questi scabrosi argomenti, dalle catechesi, soprattutto sulla musica rock e il satanismo e i rapporti tra di loro. Il fondatore del satanismo contemporaneo, di questa aberrazione che è tuttora purtroppo in atto nelle nostre corrotte società, non aveva come motto Adora Satana. Il motto di Aleister Crowley era Fai quello che vuoi. Quindi immaginate quanti inconsapevoli satanisti, capite il senso in cui sto dicendo questa cosa, ci sono in giro. D'accordo? Perché oggi il grande problema, quello che è stato chiamato filosoficamente il relativismo, è proprio questo qui, cioè io non accetto che ci sia nessuno che mi orienti e che mi dica quello che devo fare, quello che è bene e quello che è male. Ma questo oggi è pensiero comune, perché un conto è il rispetto della libertà, o meglio del libero arbitrio che Dio stesso opera, capite? Perché gli schiavi forzati non ci devono essere, ma dentro questo rispetto, però, Dio vuole dalla creatura che la creatura si muova e cerchi per una sua esigenza intrinseca il vero e il bene, e una volta trovatolo, si regoli di conseguenza. Le contrastate dichiarazioni anche del Concilio Vaticano II sulla cosiddetta libertà di coscienza non sono altro, nella loro corretta interpretazione, che questa, cioè io non posso, come parroco, imitando l'agire di Dio, prendere una persona e tirargli il collo, d'accordo, o obbligarla né ad aderire alla fede né a compiere atti inerenti alle scelte di fede. Non lo posso fare, perché non sarebbero atti graditi a Dio. Dio c'ha figli, non c'ha schiavi forzati. Capite? Per cui io, per esempio, dico anche sempre a tante mamme, o a volte a tanti mariti, o a tante mogli, diciamo, che mettono in croce i figli o il coniuge, a farli confessare per forza. E parlo anche per esperienza personale, no? Perché mi sono trovato, evidentemente, dico, non si fa sta cosa qui. Dice, ma come, non si deve confessare almeno per Pasqua? Ma certo, d'accordo, certo che dovrebbe essere così, ma se la persona non ha interiorizzato l'importanza di questo sacramento, cioè se vado al prete a dirgli che non ha fatto nessun peccato, ma che c'è andato a fare a confessarsi? È chiaro che io poi non posso dire al diretto interessato: guarda che mi è venuto tuo figlio a confessarsi e la confessione è stata un disastro, per esempio, no? Non posso farlo, capite? Però provate ad arrivarci, cioè questo sacramento che è così delicato, il sacramento della misericordia, presuppone un cammino che oggi purtroppo le persone lo devono fare, perché siamo dentro un contesto culturale dove è un dato di fatto che quello che è bene e che è male lo decido io, punto e basta, non c'entra dentro nessuno. Capite? Cioè è il regno della volontà umana, autoreferenziale, capite? Cioè, e guai a te se io penso che una cosa sia buona, il massimo che possono fare è un altro che mi dice: bene, io ti rispetto, però per me la cosa buona è quest'altra. Questo è il relativismo, che è una corrente, diciamo così, filosofica antichissima, che venne da una degenerazione del periodo aureo della filosofia greca. Cioè i sofisti, Gorgia e Protagora, chi ha un po' di cultura ricorderà,
se ne uscirono con la frase luciferina, che poi Aleister Crowley 2000 anni dopo avrebbe riconiugato in maniera alternativa. Cioè, quelli dicevano: l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Ma questo è assolutamente falso, perché l'uomo è un essere limitato, imperfetto. Dio è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Allora, il processo di conversione è chiaro che deve essere Dio come muove la nostra volontà, come ci spinge delicatamente, dolcemente, ti manda un input. Ti manda una buona parola, ti manda un pellegrinaggio, ti manda l'esempio di un amico che magari si è avvicinato. Cioè, il lavoro della grazia nel cuore di un'anima, e un sacerdote lo sa molto bene, è un lavoro delicato e rispettoso, capite? Cioè, Dio non ti prende mai per il collo. Questa è la libertà di coscienza. Cioè, libertà di coscienza non vuol dire che ogni persona è libero di scegliere qualunque cosa che gli stia a genio e anche la religione che gli piace di più, ci aderisce e a Dio sta bene qualunque cosa tu faccia perché ti rispetta. Questo non è vero assolutamente, questo qui, d'accordo? Non è vero, d'accordo? Perché essendo venuto nostro Signore Gesù Cristo sulla terra e avendo detto io sono la verità e avendo invitato le persone a credere che lui è il Salvatore, il Figlio di Dio e avendo detto agli apostoli di predicarlo, è evidente che quello che Dio vuole è che a questa verità l'uomo ci arrivi al termine di un cammino, però liberamente e volontariamente l'accoglie. Allora, che succede? Perché dobbiamo invocare la divina misericordia? Perché una persona che è immersa nella propria volontà e quindi sta anni luce lontani da Dio, ci sono due problemi. Uno, che ordinariamente non se ne rende minimamente conto. Dovete credere, cioè, quando una persona si riavvicina a Dio e si cioè, la cosa che dice, si mette le mani nei capelli, dice: ma padre, ma io non mi rendevo assolutamente conto di questo, 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 di questo. Io dico, lo so, d'accordo? Lo so, perché purtroppo il senso e la percezione del peccato è una cosa che bisogna acquisire, cioè se tu parti dallo stato brado non ce l'hai. E la tua percezione, che è un'illusione della nostra volontà pompata dal demonio, è che tu non fai niente di male. Lo pensano tutti questo, capite? Sono i santi che hanno una bassissima considerazione di sé, hanno una capacità introspettiva grande di vedere i guai grossi che hanno fatto o i guai piccoli e quindi riconoscerli come tali e chiederne perdono. Allora, un cosiddetto peccatore, uno, di questa non ce ne ha la minima percezione. Secondo, non avendo la minima percezione, non è che chiede al Signore abbi misericordia di me e dammi la luce, non gliela chiede perché pensa di non averne bisogno. E qui entra il mistero della comunione dei santi e della preghiera di intercessione. Allora, se non ci preghi tu, peccato, ci prego io per te. Ecco perché la Madonna dovunque si muove e dovunque appare. E facciamo riferimento sempre in primis e soprattutto alle apparizioni autentiche. Cosa dice? Pregate per la conversione dei peccatori. E che cos'è la conversione dei peccatori? Una cosa molto semplice, è che la persona, uno, sia illuminata, nel senso che si renda conto, prenda coscienza che non è vero che nella sua vita va tutto bene, che non c'è niente di male, ma che purtroppo, ingannata involontariamente per tante circostanze, si è allontanata molto da Dio. D'accordo? E dalla sua volontà, di cui prende gradualmente coscienza. Presa coscienza di questo, ecco l'importanza della predicazione sulla misericordia che viene in questo momento. La persona non deve essere spaventata, non deve dire: mamma mia, che ho fatto! Non fate quanto Carlo in Francia, mo devo prendere una rivoltella e mi sparo in fronte, mi sparo sulla tempia. Perché c'è questo momento, diciamo così, drammatico in una conversione autentica, cioè che la persona gli prende un colpo, gli prende. Capito? Perché se è illuminata c'è questo stacco, insomma, tra l'idea che aveva fino a poco tempo prima che più o meno tutto quanto andava bene e la percezione che ha, dice: mamma mia, qua è un disastro, e me ne vado dritto dritto all'inferno. Quindi può subentrare, questo è il punto fondamentale dove gli anni hanno bisogno di aiuto, la disperazione, e cioè, o il pensare alla Giuda o alla Caino che è troppo grande il mio peccato per ottenere perdono. Questo non deve accadere mai, perché la disperazione della salvezza è un peccato
contro lo Spirito Santo. Ora è qui che, memori della parabola del figlio del prodigo, anche attraverso la nostra preghiera, quindi la nostra preghiera deve avere come scopo quello di portare chi vive di volontà propria a il confronto costruttivo e anche doloroso con la volontà di Dio. Rendersi conto che se tu vai a secondi quello che ti passa per la tua testolina frascica e che ti sembra essere la vita e la felicità, perché io sono contento se posso fare quello che mi pare senza che nessuno mi rompa le scatole, questo è quello che pensano gli uomini, ma tu devi prendere coscienza che se fai questo non è vero affatto che tu sei contento. Vi ricordate la tentazione del serpente di fronte ad Adamo ed Eva? Ah, se mangi il frutto proibito sarai come Dio, sarai contentissimo. Lui te lo impedisce di fare perché è geloso di te, non vuole che tu conosci tante cose e così puoi vivere indipendentemente da lui. È sempre la stessa canzone. Capite? Ma voi sapete, ma a Dio che è eternamente felice in se stesso, e a quella cui gloria rifugio tutto quanto il creato, ma sapete che cosa gli interessa se io faccio o non faccio la sua volontà? Nulla, a lui non gli cambia nulla. È a me che cambia tutto, capite? Allora, il peccatore va accompagnato in questo cammino, che è la vera e autentica conversione, che poi viene sigillata dal sacramento della misericordia, che rappresenta la risurrezione di un'anima, cioè la morte dell'uomo vecchio, quindi tutto quello che è stato di distante dalla volontà di Dio, io lo prendo e con fiducia e con sincero pentimento lo porto a Gesù che lo ha già distrutto nella sua passione e nella sua morte, perché muoia e sia seppellito per sempre. Gesù che cosa fa? Mi concede il perdono di peccati e mi fa rinascere a vita nuova, quindi mi unisce alla sua risurrezione. E da quel momento, se voglio, rivestito della grazia santificante, posso non peccare più volontariamente e gravemente. Cosa che è insita nella vita cristiana. Allora, qui dobbiamo fare un'altra piccola postilla, ecco, perché c'è qualcuno che pensa che l'uomo è debole e quindi ricade nel peccato. Allora, questo discorso, figlioli miei cari, lo dico anche perché anche questo, insomma, intercetta poi un sacerdote nella sua attività pastorale, bisogna fare attenzione, bisogna, perché non è proprio così. Allora, in che senso non è proprio così? San Giovanni scrive queste testuali parole: chiunque è nato da Dio non pecca. Chi pecca non lo ha mai conosciuto. Testuali parole. Se volete, vi do anche i riferimenti precisi, anzi, senza se volete, ve li do perché possiate andarvi a sincerare, no? Li cerco un istante. Io la prima volta che vedevo questa frase, mi rimanevo un pochino così. È la prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetto 6. Dice queste testuali parole da lui. Dice queste testuali parole, scusate. Chiunque rimane in lui non pecca. Chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto. E io dicevo a ste... A, dico, ma come si intende questa frase? Cioè, l'uomo è... Come fa a non peccare mai? Cioè, quando la Sacra Scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi, e quando, proprio a Santa Faustina, stato attenti, Gesù disse queste testuali parole: se tu conoscessi profondamente l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Un po', io quando lessi questa cosa tanti anni fa dico, ah, Santa Faustina morirebbe di dolore. Se mi vedessi io dentro il cuore, che faccio? Veramente prendo una rivoltella e me la punto alla tempia e premo il grilletto, che faccio? Allora, come le conciliamo queste cose? Allora, voi capite che c'è peccato e peccato. Capite? Cioè, allora, il peccato peccato, come insegna Santa Madre Chiesa, è quando io compio una cosa con piena avvertenza e deliberato consenso e in materia grave. Vi faccio subito un esempio, che sono i peccati più classici. Cioè, quando una persona si converte, capisce che bestemmiare è un peccato grave. Allora, se una persona, ma io questo lo sappiamo dall'esperienza, fa una risoluzione, cioè io questo non lo faccio più, ma mi possono venire tutti quanti i nervi che mi pare, magari per un certo periodo di tempo
continuano a dire un po' le parolacce, che sono sempre peccato mortale, ma meno grave della bestemmia. Ma io non bestemmio più. Capite? Altro esempio, una persona che è stata lussuriosa per tanto tempo, non so, che andava a prostitute. Cioè, andare a prostitute è chiaro che è un peccato pienamente volontario, perché per andare a prostitute devo prendere la macchina, devo recarmi in un luogo dove ci sono, quindi altro che deliberato, devo fermarmi, devo farla salire in macchina, devo ricevere una prestazione sessuale e pagarla. Non è che dici, sai, mi è venuta una persona a disturbare e non ho avuto la prontezza di essere garbato e caritatevole, quindi il classico peccato commesso per debolezza. Queste cose devono sparire, quando c'è una conversione autentica. E la misericordia celebrata correttamente, ecco perché il sacramento della confessione ha delle regole, che non sono regole estrinseche, ma sono regole di funzionamento, chiamiamole così, regole di funzionamento della misericordia. E quali sono? La confessione integra dei peccati di cui hai preso coscienza, anche confrontandoti però con la legge di Dio, non semplicemente regolandoti sul mio questo per me non c'è niente di male e non va bene, capite? Secondo, il pentimento sincero, che significa mi sento trafiggere il cuore per averlo fatto e per quanto dipende da me ci metto una pietra sopra, cioè ci deve essere la rottura con il peccato volontario almeno. Ed ecco perché Sant'Alfonso, Maria dei Liguori, San Pio dicevano sempre la recidiva nel peccato mortale, quindi che uno continui a prendere in giro il Padre Eterno, se stesso è il confessore, andando a confessare sempre gli stessi peccati mortali, rende tutte quante le confessioni sacrileghe, tutte le comunioni sacrileghe senza nessun dubbio. Capite? Perché Dio non chiede cose impossibili e con la grazia santificante ti dà tutti gli aiuti necessari a che la tua volontà, unita alla volontà divina, non pecchi più mortalmente, gravemente. Questo è il senso di quello che dice San Giovanni. E io vi assicuro che tutte le persone che si sono sinceramente pentite e convertite, i peccati mortali, non li commettono più. D'accordo? È così. Capite? Perché, come diceva il buon Sant'Agostino, Sant'Agostino diceva queste cose, ricordatele: una persona senza la grazia di Dio, quindi se non fa un cammino di conversione che lo porta a ricevere la divina misericordia, il perdono dei peccati e la grazia santificante, lui diceva, non può non peccare. Quindi una persona che sono 30 anni che per esempio non si confessa e che magari se tu gli dici ma che hai fatto di male, ma io non ho fatto nessun peccato, al massimo sarò arrabbiato qualche volta, non è che non li ha fatti, deve ancora camminare, cioè sta ad uno stadio precedente. Ecco perché, ma che cosa gli va a dire una persona che sta così, vatti a confessare, ma che cosa gli va a dire al confessore? Che in 30 anni si è arrabbiato un po'? Ha fatto una buona confessione? Serve quella confessione? Serve? Io per esempio, per farvi capire, no, è la distinzione. Voi sapete che sono tanti anni che sono un parroco, no? Lo sapete che nei piccoli centri il parroco poi lo incontrano e io chiaramente non è che sono cieco, quindi vedo chi partecipa alla Santa Messa e chi non partecipa. Io non dico mai niente, mai in pubblico, capite? Se non in qualche predica pubblica, quando parlo di questo come tutti gli altri comandamenti, spiego che andare a messa la domenica è certamente un comandamento divino, per cui non possiamo dinanzi a quello dire mi va o non mi va. Se voglio vivere in comunione con Dio, in grazia di Dio, a messa ci devo andare, d'accordo? Però non vado mica a prendere di petto la gente a dirgli perché non viene a messa, lo faccio mai, capite? Allora sono spesso loro che, come dicevano i romani, fanno excusatio non petita, accusatio manifesta, no? Ah padre, non mi vede in chiesa, però io faccio le mie preghiere a destra e a sinistra e io sorrido e gli dico non ti devi giustificare con me, capite? Tu hai un rapporto con il nostro Signore e Gesù Cristo che deve maturare e crescere. Andare a messa la domenica non è un favore che fai a me, è la legge di Dio, d'accordo? Quindi io non ti posso esimere e dare la dispensa, d'accordo? E tu non te la puoi dare da sola, quindi evidentemente hai bisogno di camminare, capite? Ora però, se qualcuno in confessione dovesse dire io non vado a messa la domenica, è chiaro che nel momento in cui tu ti stai confessando, è chiaro che il registro relazionale è differente, cambia.
Perché tu stai celebrando un sacramento e chiedi il perdono di Dio. Allora tu non puoi confessare la mancanza alla messa domenicale usando il verbo presente, cioè io a messa non ci vado, solo che oggi mandava di confessarmi, dammi la soluzione e tanto finita la confessione io continuo. Perché quella confessione lì non vale niente, non vale. Cioè io non ho il potere, capite? Cioè io posso pure dire da solo due peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sant'Alfonso dice, tu dici questo, sacerdote, pecchi mortalmente, d'accordo? Perché illudi il penitente di una cosa che non c'è. E il penitente a sua volta profana un sacramento perché va a confessare una cosa che è grave davanti alla legge di Dio senza nessuna intenzione di porvi rimedio. Capite? Questo fa parte della struttura del sacramento della misericordia. Non sarà mai spiegato abbastanza. Cioè, in un'intervista, io ho scritto un articolo sul blog, bellissima, recente, del Cardinal Müller, uscita sul Timone del mese, se non ricordo male, di febbraio o di marzo, uno dei due, è un'intervista bellissima, dove, tra le altre cose, il Cardinal Müller, sai tutte quante le questioni che hanno fatto sui divorziati, cioè travisando, ha spiegato una cosa semplicissima, capite? E anche quindi l'interpretazione corretta e autentica degli itinerari di accompagnamento spirituale che devono essere posti in essere dai ministri della Chiesa nei confronti di queste persone, capite? Così come dei conviventi, così come tutte le altre persone si trovano in qualche modo a vivere oggi in una situazione di irregolarità che vi assicuro non è percepita dalle coscienze come tali, perché due ragazzi che convivono, vi parlo da parroco, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che stanno facendo un peccato gravissimo e stanno dando pubblico lo scandalo. Non ne sono coscienti. Per cui il percorso che tu devi fare con queste persone è finalizzato a fargli maturare il senso del peccato. Perché? Perché possano regolarizzare la loro situazione dove è regolarizzabile. Oppure agire di conseguenza e fare delle scelte qualora la situazione non fosse regolarizzabile. Capite? Il fatto di non dare la comunione ai cosiddetti divorziati e risposati non è come fa passare la propaganda mass mediatica, una punizione. Io ho sempre detto, sono quasi diventato l'avvocato dei divorziati e risposati, perché mi sembra di andare a rievocare quelle cose di cui parlava Gesù nel Vangelo. Dice, ma quelli con cui gli è cascata la torre in testa, ma credete che fossero più peccatori di tutti? Guardate che se non vi convertite, perite tutti allo stesso modo. Cioè, i divorziati e gli sposati non sono una categoria di... sono i peccatori per antonomasia, quindi sono le più grandi bestie che esistono sul pianeta Terra e quindi bisogna dargli un castigo esemplare. Niente comunione, crepa. Non è questa la dottrina della Chiesa. Non è assolutamente questo. Il problema è di una semplicità, come dire, solare, lapalissiana. Siccome il sacramento della confessione funziona in un certo modo, cioè un divorziato risposato commette, a detta delle parole di Gesù, il peccato di adulterio. Ora, ogni prete confessore sa che se viene un uomo o una donna a dire che ha tradito la moglie o il marito, è evidente che prima di assolverlo deve dire, ma senti un po', ma questo è stato un incidente o c'è ancora in corso questa situazione? E se è ancora in corso, è assai prudente dire, senti, prima vai a parlare con l'amante maschio o femmina, ci metti una pietra sopra e poi ritorni per ricevere la soluzione, perché mica può essere che esci da qua e ricontini come prima, Allora, è chiaro che un divorziato risposato non potrà accostarsi alla comunione fino a quando non potrà celebrare il sacramento della confessione. E il sacramento della confessione potrà celebrarlo se la situazione è irreversibile, soltanto qualora si impegni a vivere dopo aver percepito questa cosa, se è stato accompagnato da un fratello e sorella, perché se no, capite, nessun prete, manco il Papa lo può assolvere. Non è che il Papa o un vescovo già, cioè, capite, questa è la struttura di un sacramento, cioè è che noi siamo ministri dei sacramenti, questi fedeli non lo capiscono, io non sono il padrone di un sacramento. Per cui se un prete ha la certezza
D'accordo? Padre Pio ce l'aveva per rivelazione soprannaturale, ma la certezza di fatto, perché se tu viene uno a dire non vado a messa la domenica, dico: senti, ma tu vuoi cominciare a messa la domenica? Ti risponde: no, io non ho nessuna intenzione. Viene un giovanotto a dirti che c'è rapporti prima di matrimonio, dico: ma tu vuoi provare a fare un cammino, cioè che prima del matrimonio si possono fare queste cose? No, io padre, non c'è rapporti prematrimoniali. Vivi muore uxorio con tuo marito e non è tuo marito, ma sei divorziato. Vuoi fare un cammino e ti porti alla castità? No, io a questo non ci rinuncio. Che cosa vuoi fare? La soluzione, anche se qualcuno te la desse, non c'è, capito? Per cui quella confessione è sacrilega. Te vai a fare la comunione, fai il sacrilegio. Quindi non è una, capite, sanzione accessoria, ma la misericordia funziona così. È intrinseco, ma non è che funziona così, ma funziona, ma è evidente perché funziona così, no? Perché Dio mai potrebbe dare il consenso ad un peccato, perché il peccato è male per te e per tutti, è separazione dalla vita che è l'unione con la sua volontà, d'accordo? E per cui dinanzi al male non c'è nessun'altra soluzione percorribile che quello di separarsi dal male e rimettersi in comunione con Dio. Non ci sono altre cose da fare, capite? Ecco perché questa grande festa, ecco che questa catechesi ci aiuta a celebrarla un pochino meglio. E questa grande invocazione di misericordia che invito tutti in questa settimana a compiere, deve essere, come dire, fonte di gioia per tutti, perché le anime possano autenticamente riaccostarsi al Signore attraverso queste tappe progressive, presa di coscienza del peccato, quindi come tale, riconoscimento di esso come parte malata della mia vita. Presa di distanza da questo attraverso la conversione, richiesta di misericordia al Signore attraverso la celebrazione del sacramento, rinascita a vita nuova attraverso l'assoluzione, riparazione di alcune conseguenze che mi porto dietro dai peccati commessi attraverso la soddisfazione sacramentale. Questo è il motivo che fa, come la parabola del figlio prodigo, che fa impazzire di gioia nostro Signore, e che rende sensato tutto quello che abbiamo celebrato, Quaresima, Settimana Santa, Pasqua e bellissima ottava di Pasqua che stiamo celebrando in questi giorni. Ecco, vi auguro dunque santa festa della Divina Misericordia a tutti quanti, e chi la sta, chi l'ha cominciata perseveri nella novena alla Divina Misericordia, sperando che adesso capisca anche la saldatura liturgica che questa novena, a causa dell'intelligenza di Dio che l'ha disposta che si celebrasse a partire da quel giorno e in questo tempo, in questa forma, ha provveduto a stabilire. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo argomento inerente alla preghiera cristiana. Vi do la mia benedizione e vi saluto. Ave Maria.